Intanto siamo contenti di essere qui per il secondo anno con il Festival della Fotografia Nomade. Anche quest'anno abbiamo cercato degli autori che raccontassero attraverso un punto di vista personale delle storie importanti. Abbiamo due mostre, Alla sinistra di Cristo di Dario De Dominicis, che ci racconta una storia fondamentale, nel senso che è legata fortemente a temi ambientali, a quello del mare, allo sfruttamento delle risorse. E poi abbiamo Paolo Cardone con Viaggio da Fermo, una mostra dedicata alla fotografia di strada, al fotografo viandante che rivolge il suo sguardo e ci fa vedere il quotidiano con un punto di vista assolutamente originale e personale. L'invito ai molisani a partecipare, a vedere queste foto? È importante che si capisca che la cultura è centrale nella crescita di qualsiasi popolo, di qualsiasi civiltà, e che il Molise aveva necessità di avere una grande mostra, un grande evento legato alla fotografia. Molicrom è uno sforzo eccezionale da parte del territorio, invitiamo tutti a venire a vedere le mostre e ad aiutarci in quello che è un percorso di crescita per tutti.